background è che lo scenario terapeutico del mieloma multiplo è in continua evoluzione, per cui di fatto il trattamento del mieloma viene assimilato al giorno d'oggi a una maratona, quindi i pazienti cominciano il trattamento e siccome sfortunatamente la maggior parte di essi non guariscono con una linea di trattamento, bisogna, come dire, avere fin dall'inizio in mente il percorso che si farà per portare avanti, diciamo, la strategia terapeutica dei pazienti. Quindi è chiaro che lo sviluppo di refrattarietà ad alcuni farmaci implica di non poter più usare gli stessi nelle linee successive di trattamento. C'è sempre quindi bisogno di avere delle nuove combinazioni. Ichema è stato un importantissimo studio prospettico randomizzato di fase 3 che ha comparato uno dei vecchi standard della malattia in recidiva, che era carfilzomib ed esametasone, con questo backbone, diciamo, con l'aggiunta di isatuximab, cioè uno dei due monoclonali anti-CD38. La combinazione di un monoclonale anti-CD38 con un inibitore del proteasoma di seconda generazione è stata una combinazione nuova che ha consentito quindi di offrire una tripletta di terapia a pazienti che avessero sviluppato refrattarietà ad altre triplette già disponibili. Diciamo nel prontuario terapeutico e che non si potevano o non si possono usare qualora appunto il paziente si sia dimostrato refrattario. I risultati della popolazione generale sono stati già pubblicati, sono noti e sono ottimi, hanno mostrato un vantaggio significativo della tripletta e quindi sicuramente la possibilità di usare due trattamenti altamente efficaci, cioè l'inibitore del proteasoma e i monoclonali insieme in una combinazione unica, costituisce un importante upgrade per i pazienti. Quindi vedere come reagiscono i pazienti, com'è il profilo di tossicità e di risultati in questo setting di pazienti è molto importante. Nello studio ICHEMA un 28,5% di pazienti aveva più di 70 anni, quindi è stata presentata appunto la sottoanalisi in questi pazienti e il messaggio è stato molto chiaro, cioè la terapia è parimenti efficace e ugualmente tossica, quindi non c'è stato un incremento significativo delle tossicità, delle principali tossicità, la fattibilità della terapia è avvenuta, quindi non ci sono state delle interruzioni definitive di trattamento significativamente in modo aumentato rispetto alla popolazione generale, ma soprattutto il vantaggio di risposta, di profondità di risposta e di progression free survival si è mantenuto anche in questo setting di pazienti. La seconda sottoanalisi che è stata presentata è relativa al numero di linee di terapie precedenti e alla refrattarietà ai vari farmaci. Anche questa ha la sua importanza per due motivi. Bisogna innanzitutto vedere se il vantaggio della tripletta su KD si è mantenuto indipendentemente dal numero di linee di terapia, e questo è stato il caso. In particolare questa sottoanalisi divideva i pazienti tra chi riceveva ISA-KD in seconda linea o chi lo riceveva dalla terza in poi. Ricordo che il numero di linee mediane premesse precedentemente era da 1 a 3 e quindi il vantaggio sia in termini di profondità di risposta sia MRD negatività e progression free survival si è mantenuto a favore di ISA-KD su KD sia in chi aveva ricevuto una sola linea precedente che negli altri pazienti che invece ne avevano ricevute due o tre. Ricordo che 3 era il massimo di linee consentite dal trial, quindi non si poteva essere arruolati oltre aver eseguito 3 linee precedenti di terapia. L'altro però, secondo me, ancora più rilevante e importante punto di analisi di questa presentazione è stata per la refrattarietà ai vari farmaci. In particolare sono stati considerati i pazienti suddivisi per refrattari, esposti refrattari all'enalidomide, esposti refrattari a bortezomib e se avevano o meno ricevuto un precedente trapianto autologo di cellule staminali. Di nuovo il vantaggio della tripletta in termini di profondità di risposta e di progression free survival si è mantenuto in tutti i sottogruppi di pazienti, ma tra questi vorrei in particolare sottolineare i pazienti refrattari all'enalidomide. Perché? Perché questa è una popolazione di pazienti che viene considerata ad oggi un unmet need. Mi spiego meglio, tutti i pazienti o quasi tutti ricevono in prima linea attualmente l'enalidomide o in combinazione come terapia fuori dal contesto trapiantologico per i pazienti anziani. Fondamentalmente il 90% dei pazienti che vengono da una prima linea sono refrattari all'enalidomide. Quindi è chiaro che questa popolazione di pazienti con le vecchie terapie
vecchie, non sono poi così vecchie, comunque con le precedenti terapie, non poteva ricevere molte delle triplette approvate che hanno rappresentato un enorme vantaggio di sopravvivenza per i pazienti, mi riferisco ad ARD, KRD, ELORD, XRD, perché contenevano appunto lenalidomide. Quindi avere dei risultati molto buoni in termini di outcome di sopravvivenza e di profondità di risposta proprio nel setting di pazienti refrattari alle lenalidomide è molto importante. Nella terza analisi, quella dedicata ai pazienti ad alto rischio, il protocollo clinico prevedeva dei criteri abbastanza definiti e questo è positivo, anche se sappiamo che la definizione di alto rischio viaggia ancora su terreni un pochino vaghi, nel senso che tutti i trial clinici prospettici randomizzati hanno la pecca di non utilizzare lo stesso criterio di definizione, quindi di essere tra di loro poco comparabili. E chiaramente sono state considerate le principali alterazioni ad alto rischio, quindi la delezione del 17, la traslocazione 414 e le altre traslocazioni del 14, ma anche le alterazioni del cromosoma 1, quindi l'amplificazione e l'acquisizione del cromosoma 1. E in tutti questi sottogruppi di pazienti, incluso, ripeto, le alterazioni del cromosoma 1, che sono molto più frequenti rispetto alle altre alterazioni che ho citato prima, la tripletta ISA-KD si è dimostrata di nuovo superiore in termini di profondità di risposta e in termini di progression free survival rispetto al braccio di confronto con KD. E quindi è chiaro che anche questo è un dato positivo, favorevole, perché i pazienti ad alto rischio sono per fortuna non meno del 20-30% dei pazienti. Se consideriamo le alterazioni classiche, se ci aggiungiamo il cromosoma 1, arriviamo a un 40% della popolazione, quindi comunque una quantità di tutto rispetto, e che questa percentuale di pazienti ad alto rischio tende a crescere ovviamente con l'avanzare delle linee di terapia e con l'avanzare del decorso della patologia. Quindi avere dei buoni risultati in questo setting è altrettanto un dato positivo. Io penso proprio di sì, quindi abbiamo visto che ci sono pazienti anziani, anche se non super anziani, very very elderly frail, questi sono tendenzialmente sempre poco rappresentati negli studi, ma c'è un 28% di pazienti anziani, pazienti ad alto rischio con una definizione adeguata e pazienti in diverse linee di terapia. I pazienti refrattari alle lenalidomide dopo una linea di terapia sono il 30%, quindi sicuramente non una percentuale limitata, però superiore a quella che è disponibile in molti altri studi. Quindi complessivamente possiamo dire che tanti sottotipi di pazienti presenti nella real life sono effettivamente rappresentati in questo studio.